a tutti ragazzi, scusatemi se sono conciato così, ma qui sono almeno 5 gradi sotto zero. Mi trovo a Columbus davanti al Convention Center in Ohio, negli Stati Uniti, e mi trovo davanti alla statua di Arnold Schwarzenegger, perché qui è il luogo appunto dove si celebra, dico celebra infatti, questo splendido, importantissimo evento che è l'Arnold Classic USA, un evento che è basato sì sul bodybuilding, però porta con sé molto molto di più. Diciamo che è un evento significativo per tutto lo sport, soprattutto qui negli Stati Uniti, però ha un richiamo di livello mondiale. Io sono qui davanti alla statua di Arnold, perché pensate, se andiamo indietro, pensiamo a Arnold quando era ragazzo che viveva in questo paesino tedesco, che non era nessuno, non aveva nessuna possibilità, nessuna occasione, adesso ha qui una statua di bronzo in suo onore. E se guardiamo veramente a quello che è riuscito a fare nella sua vita, ci domandiamo come è possibile che un uomo che non aveva nessuna possibilità, nessuna occasione, sia riuscito invece a fare tutto quello che è riuscito a fare lui. Beh, è molto semplice, lui possedeva quelle che mi piace definire le tre forze. Con queste tre forze ogni uomo diventa una forza della natura, diventa inarrestabile. Stiamo parlando di capacità che abbiamo tutti e che molto spesso ci dimentichiamo di possedere. Arnold appunto non era molto avvantaggiato come culturista, come bodybuilder. Difatti, quando arrivò qui negli Stati Uniti dal suo paesino, dove era il numero uno, l'idolo, si è scontrato con una realtà di atleti con una vita strettissima, asciutti, con una qualità muscolare pazzesca che lui non aveva. Era proprio svantaggiato, era geneticamente svantaggiato, aveva un sacco di difetti, aveva questo grosso torace, aveva questa vita larga e quindi ha dovuto lavorare con costanza. Poi è andato avanti, voleva fare il cinema, ma il suo accento bizzarro non glielo permetteva. Non aveva di certo le doti intellettuali per poter studiare dizione così fino in fondo, per poter essere credibile. Ma voleva, desiderava, quindi è andato avanti e che cosa ha fatto? Alla fine è riuscito a trovare dei personaggi che fossero in linea con quello che lui era, che fossero in linea con quello che lui aveva. Ha piegato il cinema intorno a se stesso, fino a diventare una star di Hollywood, una delle star più importanti che ci sono a Hollywood. Ma non gli è bastato, lui voleva diventare anche governatore della California e chiaramente c'è riuscito, perché ha dimostrato a se stesso migliaia di volte di poter fare qualunque cosa lui volesse. Ho avuto modo di conoscerlo di persona più e più volte durante vari eventi per cui collaboro, le Arnold Classic nel mondo, e devo dire che è sempre una grande emozione. Arnold possedeva queste tre forze, che sono la forza del sentire, la forza del pensare e la forza del fare. La forza del sentire è la passione. Se voi avete passione veramente, credete veramente di poter ottenere e di voler ottenere quello che vi siete prefissati, state sicuri che lo otterrete. La forza del pensare è la forza del pianificare, la forza dello studiare il metodo che voi applicherete, che voi applicate per conquistare quello che la vostra passione vi sta chiedendo. La forza del fare, perché bisogna attuare quello che si è pensato. La forza del fare deve essere una forza, una passione, un entusiasmo che si protrae nel tempo, quindi dura e continua. Se manca una di queste tre forze, si rompe l'equilibrio e quindi non c'è la determinazione che vi porterà ad essere inarrestabili. Quindi ricordatevi, la forza del sentire, la forza del sentimento, la forza del pensare, la forza della progettazione, della programmazione, e la forza del fare, l'entusiasmo spinto dentro la voglia di realizzare, una voglia che rimane costante nel tempo. Con queste tre forze, credetemi, potete ottenere tutto, tutto quello che volete nella vita. Adesso vi lascio perché fa un freddo e penso che per fare questo video mi sono ammalato, ma spero che ne valga la pena. Va bene ragazzi, qui da Columbus è tutto, vi saluto, alla great!